Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno forse tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Fratelli carissimi, il brano del Vangelo di oggi, di Luca, ci aiuta a comprendere come il cristianesimo non sia un moralismo e come non si diventa cristiani se non attraverso una seria preparazione. Seria e lunga preparazione. Un discepolo non era più il maestro. Quindi attenzione ai voli pindarici, a sentirsi chissà che cosa, o sentire, vedere, conoscere. No, no. Un discepolo. Questa è una parola chiave. Discepolo è colui che ascolta, colui che ha l'orecchio aperto, colui che segue, colui che è istruito. In questo Vangelo appare evidente, chiarissimo, la prassi della Chiesa primitiva, del catecumenato, della iniziazione cristiana, di un serio cammino di fede. Fratelli carissimi, è inutile. Questo è un punto fondamentale. Non si può essere cristiani senza un'iniziazione cristiana. Non si diventa cristiani. Non si diventa cristiani senza essere iniziati alla fede, senza percorrere un serio cammino di conversione che ci conduca alla fede adulta. La fede adulta è il contrario dell'ipocrisia, ipocrita. Quello che si crede di essere più del maestro, quello che si crede di aver capito, quello che si illude di essere cristiano, perché magari fa volontariato, perché magari fa tante preghiere, perché magari va a messa tutti i giorni, perché magari aiuta il parroco, perché nella Caritas, perché non so che cosa, eh? E si pensa di essere in fondo più del maestro. Sai perché, come si può pensare di essere più del maestro? Più del maestro? Più del Signore nostro Gesù Cristo? No, no, guarda, è una cosa molto semplice. Lo possiamo credere in un momento, quando non entri nella croce. Quando di fronte alla croce, al rifiuto, all'essere messo da parte, all'umiliazione, tu non lo accetti. E devi fare cose. Capita, per esempio, nella missione. Lo dico non per esperienza mia personale, tante persone. Vedo che c'è un cammino di conversione, nel cammino di conversione. C'è un cammino di discesa, di atterraggio nella missione. Ma questo vale per tutte le vocazioni. Un cammino di atterraggio nell'essere padre. Un cammino di atterraggio nell'essere madre. Un cammino di atterraggio nell'essere marito, nell'essere moglie, nell'essere prete, nell'essere missionario, evidentemente. E tutti questi cammini prevedono una cosa: essere come il maestro, non più del maestro. Che vuol dire essere come il maestro? Questo è il contrario dell'ipocrisia, è l'essere cristiano. Un ipocrita è chi dice non fa, un ipocrita è chi appare quello che non è, un buon discepolo, più del maestro, che si permette e si arroga il diritto di denunciare, di indignarsi, di giudicare, di mormorare. No, si devono fare le cose così. No, il parroco non ha capito niente. No, mia moglie non capisce niente, mio marito non capisce niente, qui nella missione non capiscono niente. Bisogna fare così, poi bisogna fare così. Guarda che c'hai una pagliuzza nel tuo occhio, te la devo togliere con moralismo, con violenza, con un giudizio. Perché ti credi Dio, perché ti credi più del maestro, cioè ti credi più di Dio, il peccato originale, il peccato che abbiamo tutti dentro. Allora è necessario un cammino che ci porti a uscire dalla cecità. Questo Vangelo è tutto uno, è tutto un pezzo, dice la stessa cosa. Può un cieco guidare un altro cieco? No, tutti e due cadrebbero in una buca. Allora, può un prete cieco guidare un fedele, un parrocchiano cieco? Può un catechista guidare delle persone se è cieco? No, andranno tutti e due nella buca. Un prete cieco, un prete che non vede l'amore di Dio nella sua vita, un prete che non vede la trave, che cos'è la trave? È la trave della croce, piantata davanti ai suoi occhi, dove sono scritti tutti i tuoi peccati, tutti i nostri peccati, tutti i peccati di quel prete, di Antonello, diciamoci la verità, di me. Quel peccato di adesso, di 12 secondi fa. Scritti sulla croce, dove Cristo ha inchiodato la sua carne, perché la sua carne sanguinante, il suo sangue, lavasse, colasse su quei peccati e li perdonasse tutti. Questo significa conoscere l'amore di Dio. Questo significa essere istruito
essere ben preparato. Ognuno che è ben preparato sarà come il suo maestro. Che significa? Significa che apri gli occhi, perché nella Chiesa, in una iniziazione cristiana seria, in un cammino di fede serio, ti si aprono gli occhi. I cristiani erano chiamati portatori di luce, avevano gli occhi aperti, avevano la luce, erano illuminati dalla parola e toccati dalla grazia dei sacramenti. Erano accompagnati ad aprire gli occhi, già non erano più ciechi su di sé stessi e sull'amore di Dio. Conoscevano se stessi e, conoscendo se stessi, conoscevano l'amore di Dio che li amava così com'erano. Allora, un prete che conosce se stesso, un prete che ha davanti questa trave dove sono scritti i suoi peccati, non presume di se stesso, non pensa assolutamente di essere più del maestro, si pensa indegno, che per grazia, pura grazia è lì, prete. Perché? Perché il sangue di Cristo ha perdonato i suoi peccati. E proprio perché il sangue di Cristo ha perdonato i suoi peccati, e proprio perché nella sua infinita misericordia gli ha fatto sperimentare questo perdono e lo ha strappato da quella schiavitù, da quell'altra schiavitù, e lo continua a mantenere nel celibato, nello zelo, eccetera, per questo, attenzione, ben preparato, è come il suo maestro, cioè offre la sua vita su quella stessa trave. Per questo può dire a chi ha una pagliuzza, a qualcosa che gli impedisce di vedere, te la tolgo? Cioè ti annuncio che hai una pagliuzza e te la tolgo con il sacramento, cioè ti accompagno alla chiesa, ti accompagno ai sacramenti, ti annuncio una buona notizia. Quella menzogna del demonio, quella parola che hai ricevuto dal demonio, quel seme di morte che è nel tuo occhio come una pagliuzza che ti impedisce di vedere l'amore di Dio e le necessità dei fratelli, la vera lealtà di tuo figlio, tu puoi aiutare questa persona. Qui non dice disinteressatevi, è impossibile che Gesù dica una cosa del genere, cioè tu pensa alla tua trave e fatti gli affari tuoi. Non è così, perché sennò non direbbe può un cieco guidare un altro cieco. No, l'obiettivo è che uno illuminato guidi un cieco ad aprire piano piano gli occhi, che sia preparato, cioè i cristiani preparati a guidare altri cristiani nella loro formazione, catechisti, presbiteri, sacerdoti, ma anche genitori che trasmettono la fede ai loro figli. Nella misura in cui loro crescono nella fede, possono aiutare i figli a aprire gli occhi sulle menzogne del demonio, sulle sue trappole, e mostrargli le pagliuzze che danno fastidio, ma sempre che tu sai bene chi sei, cioè una fede adulta, una fede vera, autentica, incarnata, che ha un'esperienza di Gesù Cristo vivo, perdonato i tuoi peccati e che ti ha strappato dalla morte, che ha aperto i tuoi occhi, e tu già vivi contemplando l'amore di Dio nella tua vita in tutto. Allora sì che puoi guidare, allora sì che sei preparato. Allora, cos'è importante per tutti noi? Camminare nella Chiesa, senza stancarci mai, camminare in mezzo al popolo di Dio, con il popolo di Dio, essendo una sola carne con Cristo, attraverso il suo corpo santo e benedetto che è la Chiesa, che è la tua comunità cristiana. Lì sarai padre, lì sarai prete. Un prete che non cammina nella fede, che non cammina con un popolo, sarà un arrogante, sarà un saputello, sarà un pastore che non conosce l'odore delle pecore, ma conosce l'odore suo, che non si mischia, che farà moralismi, che farà legalismi, o al contrario, da cieco, guiderà un altro cieco. Dove? Con la mentalità del mondo, cioè, o con il mondo all'incontrario, cioè con il moralismo, con il legalismo, giustizialismo, eccetera. No, fratelli, tutti noi siamo chiamati a vivere immersi nella misericordia di Dio, cioè inchiodati sulla stessa trave, quella che abbiamo davanti ai nostri occhi, che è la trave della croce di Cristo, dove Lui ci ha amato fino in fondo. Crocifissi con Cristo, potremmo guidare i ciechi di questa generazione ad aprire gli occhi sul suo amore e indicare e togliere, con il potere che ha la Chiesa, dei sacramenti e della parola, le pagliuzze, le menzogne del demonio, dagli occhi di chi c'è accanto, agli occhi delle persone che sono affidate. Esattamente quello che la Chiesa, che la comunità cristiana fa con noi, ogni giorno.